Abbiamo operato diversi controlli anche sulle principali direttrici stradali, soprattutto quelle a maggiore traffico. In particolare, per esempio, abbiamo posto dei controlli sulla via Emilia, considerato che è una strada a grande scorrimento, anche perché è importante interrompere, diciamo, quei flussi di comunicazione intercomunali. Così facendo noi realizziamo quel principio fondamentale che è evitare la promiscuità. Su Medicina abbiamo posto particolare attenzione perché abbiamo intensificato i controlli in tutta l'area del comune di Medicina. Ai cittadini che fermiamo lungo la strada chiediamo di verificare i moduli di autocertificazione che il cittadino può portare a seguito oppure possiamo fornire noi sul posto. La violazione di dichiarazioni mendaci rispetto a quello che è dichiarato può comportare anche reati abbastanza gravi, che sono quelle delle false dichiarazioni al pubblico ufficiale. I controlli proseguono anche nei centri storici. Sono importantissimi perché l'opera di prevenzione adottata dai militari consente di informare i cittadini, di renderli consapevoli dei rischi e intervenire laddove necessario qualora ci troviamo davanti a cittadini manifestamente irresponsabili che non si rendono conto della gravità delle violazioni realizzate. In questi giorni bisogna che tutti i cittadini si rendano conto che ci vuole grande spirito di collaborazione fra tutti. Tutti siamo artefici e tutti siamo protagonisti di rendere effettive le misure imposte dal governo, in modo che i contagi siano sempre in misura minore. E bisogna altresì rendersi perfettamente conto che bisogna evitare ogni atteggiamento irresponsabile, tenuto conto che gli atteggiamenti irresponsabili mettono a repentaglio non solo la nostra salute, ma anche quella di tutti gli altri che ci circondano.